qui anche le donne, ma anche il rispetto che hanno per il rispetto, sì, anche nel cocktail fatale, sì, sono tutti dedicati alla donna con tanto, tanto rispetto. Se poi San Gennaro dovesse fare un miracolo, è che per me San Gennaro, ti prevedo che miracoli non ne sta facendo, bisogna che gli richiami un po' l'attenzione. So, sei uno scrittore di successo, ma se capitasse una storia, dico, ma San Gennaro, ma santa pace, ricordate un po' di Ettore. Vabbè, chiuso il discorso. Poi in chiusura c'è questo racconto che a mio avviso così, cioè, per me è quello a cui sei più legato. Il romantico capitano, la bella artista e il tetro scrittore. Ecco, magari soffermiamoci un attimo di più su questo, parlane direttamente tu perché rispecchia un po' anche insomma quello che, cioè, la vita di bordo, quindi c'è un po', sì, c'è un po' di tutto corte, il teribordo, c'è un po' quello che ti piace di più forse. Comincia con un armatore terza generazione, per mano, navi da carico, eccetera, e dice no, ma sono santa pace, qui bisogna modernizzarsi, nave da crociera, armerò una nave da crociera per crociere in Mediterraneo. Logicamente c'è la concorrenza di questi grandi nomi e lui propende per una nave piccolina, per crociere in Mediterraneo, possibilmente anche nel nostro Mar Tirreno, però dice cosa ci faccio differente? Faccio una crociera veramente fan, che vuol dire, insomma, lo sapete, fan, che vuol dire divertente, buffa, esilarante, eccetera. Allora comincia a fare lista dei cocktail afrodisiaci, lista, menu, piatti afrodisiaci. Oltretutto il comandante è un capitano schiaffino, noto in tutto il mondo per essere un libertino, incorreggibile libertino, commissario invece serio, strano, la rovescia, il commissario quando l'ho fatto scrivere. Schiaffino, schettino, cioè, c'è qualche assonanza.